L'intelligenza connessa vuol dire che le persone che si interconnessono tra di loro si conoscono o almeno hanno un'identità e hanno un contributo originale alla collaborazione, piuttosto che l'intelligenza collettiva, che è il risultato della consapevolezza più o meno simultanea di una quantità o globale o locale di umani. È questo. E la differenza conta per far capire che coltivare la connettività, sapere la grammatica di Twitter o quello di Facebook o quello di tutto questo serve. Insegnare questo, insegnare le domande nella scuola piuttosto che le risposte. Adesso, veramente, no? All'era dei big data. Siamo in una situazione di relazionare la gente, le cose, Internet of Things, no? Sostenuto dal cloud computing. Tutto questo sta arrivando a questa situazione. Prima l'interconnessione neurale, praticamente, tu nodo centrale del tuo ipertesto di persone che conosci, perché nella tua tasca tu porti il sistema di relazionare, no? Però oltre anche di questo, diciamo, questa distribuzione del tuo essere nel mondo intero. Allora la domanda è che oltre la coerenza fisica della gente tra di loro con il loro sistema di comunicazione, c'è la coerenza cognitiva, che è il fatto che stiamo a pensare insieme fuori della nostra testa su schermi connessi per arrivare a una conoscenza, una soluzione. Adesso, per esempio, un inizio di una collaborazione internazionale per lottare contro il terrorismo. Per esempio, questo ti richiede strategie che vengono di... Ci sono persone che sono alla metà degli Stati Uniti, nel deserto completo, che ti dicono dove sono i nemici sul terreno. Queste sono cose che succedono sul vero. Delocalizzazione dei rapporti, concentrazione e convergenza di risorse per arrivare a questa collaboratività. Siamo lì, siamo in situazione così.